fra qualche anno le gite scolastiche e i viaggi di istruzione potrebbero essere soltanto un lontano ricordo. Insegnanti e studenti sono infatti sempre più restii a prendervi parte. Secondo un sondaggio proposto dalla nostra testata, due insegnanti su tre affermano che quest'anno non parteciperanno a nessuna gita. Un sondaggio molto articolato di Scuolanet, di cui anche noi abbiamo dato conto, mette in evidenza che persino fra gli studenti le gite scolastiche hanno perso molto del loro fascino. Una percentuale significativa di studenti dichiara addirittura di non avere alcun interesse a trascorrere del tempo con i propri compagni di classe al di fuori dell'orario scolastico. E leggendo poi fra i commenti dei lettori che hanno risposto al nostro sondaggio si comprendono meglio i motivi del disinteresse o addirittura alle volte della ostilità dei docenti per le gite scolastiche. Troppe responsabilità, nessun riconoscimento economico sono le motivazioni più frequenti. Molti docenti segnalano poi che da un paio di anni organizzano solamente uscite sul territorio in orario scolastico e qualcuno aggiunge: ma dal prossimo anno non farò neppure quelle. C'è chi confessa di essere sempre più demotivato e chi dice che da quando ha superato i 60 anni non partecipa più a nessuna gita. Di questo passo le gite potrebbero persino sparire dai piani dell'offerta formativa di molte scuole, soprattutto nella secondaria di secondo grado. C'è da augurarsi che restino almeno nella scuola primaria, dove restano una opportunità unica, preziosa e ineliminabile per consentire ai più piccoli di conoscere il territorio e l'ambiente in cui vivono.